diario. Oggi è stata una giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Bene, eccoci qua come ogni anno a pensare quale meraviglioso regalo potrei fare alla mia unica e dolce metà, per rendergli Natale unico e indimenticabile, sì, offrendogli un gesto d'amore unico. Devo indagare segretamente senza farmi scoprire, carpendo da ogni sua piccola frase cosa potrebbe renderla felice. Eccola. Buongiorno amore, come stai? Vedo che non sei truccata. Forse ti mancano i trucchi? Uè, scemo, cazzo sono Silvan. Non sono truccata perché oggi non esco. Aspetto il tecnico della caldaia. Accidenti. Ma scusa, noi abbiamo il riscaldamento centralizzato. Non abbiamo la caldaia, cosa viene a fare? A fottere. Come a fottere? No, a sfottere. È un mio compagno di classe delle medie. Passa a salutarmi e visto che siamo lì ci facciamo due risate pensando ai vecchi compagni e li sfottiamo su Facebook. Capisco. Ma cosa guardi Facebook? Con il tuo vecchio telefono? No. Uso questo super iPad ultimo modello Retina. Ma dove l'hai preso? L'ho fatto in metro a uno scemo che dormiva. Ma in che senso? Cosa vuol dire l'ho fatto? Che grazie ad uno che dormiva che si è accorto che vegliavo sul suo sonno per far sì che qualcuno non facesse cose brutte alla sua borsa aperta e alla sua roba e mi ha regalato questo. Ne aveva tanti. Wow, che fortuna. Tu sì che sei una bella persona. Sì. Ma senti, ma se un genio di una lampada ti chiedesse di esprimere tre desideri, tu che cosa desidereresti? Te in una tomba tre volte. Tutte e tre? Ma come io in una tomba? No, tombola, io e te in una tombola. Sai che adoro i giochi in scatola. Grande, grazie, sarà un grande Natale. A proposito di Natale, ti avviso, se anche quest'anno mi fai un regalo di merda ti piscio nella borsa del computer e dico a tutti che da piccolo ti chiamavano nano merda Pinsimonio. No, nano merda Pinsimonio no. Ma scusa, ma i regali che ti ho fatto hai sempre detto che ti erano piaciuti? Al momento per forza, lo sai che la mia tradizione per passare Natale assieme è tre brocce di rum, due telefonini stracarichi di batteria, 3 grammi di erba e tappi per le orecchie. Poi il 27 quando mi sveglio mi rendo conto delle cagate che compri, ma poi mi dimentico di mandarti a fanculo per il mal di testa. Ma i regali sono gesti di amore, io mi impegno per farteli come maglione con le nostre faccine ricamate. Che fine ha fatto a proposito? Bende per le brosi. Oh, insensibile di merda, io ci tengo ai lebrosi. È che avevo speso un pochino. Per 20-30 euro quante menate? No, è veramente 1000. Ma sei deficiente, testa di minchia. Ma sai quante cose ci facevo con 1000 euro, cretino? E tu li butti in un maglione di merda con la tua faccia di cazzo sopra? La madonna, che reazione importante. Vedrai amore, quest'anno ti stupisco. Aspetta che trovo un pasticcere che sa inserire il cianuro nei canditi e anche io non sarò da meno. Cianuro? No, cianuro. È un famoso dolce cinese, tipico delle feste shantobuddiste trasferiche. Anduia, tu non sei un cazzo di dolci. Grande, gnam gnam. Vabbè, vado a stupirti. Grande, e mi raccomando non guardare quando attraversi la strada. Sì, certo, amore. Cosa? Sì, dai, vai. Io la amo lei. Hai capito, caro diario? Quest'anno non posso sbagliare. E sono sicuro che il regalo di Natale che ho comprato farà impazzire mia moglie una volta per tutte. Ho speso 5.000 euro per affittare una sala bingo e altre 23.000 per assoldare altre persone che fingono di giocare a tombola e perdere contro di lei, facendola partecipare alla sessione di tombola più bella della sua vita. Lei adora la tombola, amore mio, e quando io dirò sarà felicissima. A proposito, non ho resistito e ho sollevato un angolo dei pacchetti che ha preparato sotto l'albero per me. Che grande!
sono tutti pieni di soprammobili e calcinacci delle pareti di casa nostra. Evidentemente sapeva che mi sarei incuriosito e non vuole rovinarmi la sorpresa. L'anno scorso mi ha organizzato una caccia al tesoro per Milano e sono stato 3 giorni in giro a cercare il suo regalo mentre mi mandava sms con le indicazioni. Purtroppo però qualche manigoldo l'ha sottratto prima che lo trovasse. Lei dice che era un Rolex. Vabbè, PS, ho assaggiato il panettone con il Chan Uro e ho fatto 5 giorni in coma. Forse sono allergico alle robe cinesi natalizie. Devo starci attento. Vedessi come ha pianto mia moglie quando ho riaperto gli occhi. Ciccio. Ciccio. Vedessi. Ciccio. Vedessi come ha pianto mia moglie quando ho riaperto gli occhi. Gridava: perché? Perché? Quanto mi ama. Ciao caro diario. Ciao. Buonanotte. Oh, no. Diario.